Salve a tutti ragazzi, qui Blocco Softair oppure Call of Duty World. Per chi non lo sapesse, ho aperto un nuovo canale dove caricherò, cioè, esclusivamente gameplay di videogiochi. Scusate un secondo, facciamo una cosa. Cioè. Ok, allora si tratta di un gameplay deathmatch a squadre su Fringe Range. Scusate un secondo, mi devo trovare. Ok, eccomi qua. Allora, come vedete, sì, sono io. Come vedete, sono riuscito a sbloccare la K47, finalmente, il mio fucile preferito. Comunque, è una partita abbastanza vecchia. Mi sembra l'ho fatta, forse 3 giorni fa. Però non ho avuto l'opportunità di fare il video, quindi l'ho voluto fare adesso visto che mi sembrava una bella partita, diciamo. Allora, come ho già detto, è un gameplay deathmatch a squadre su Fringe Range, una mappa a mio avviso molto bella, mi piace molto. E cos'altro posso dire? Sicuramente qui non l'avevo neanche preso, mi ha dato 100 punti, vuol dire che ho ucciso, forse ho ucciso qualcun altro prima o tipo, boh, avrò fatto tipo un assist. Vedete che ho fatto anche un drop shot e sono riuscito a salvarmi la vita. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, c'è un video sul drop shot, un video tutorial, possiamo dire. Comunque, allora, come ho già detto prima, ve l'ho introdotto, possiamo dire. Ho aperto un nuovo canale dedicato ai giochi, come possiamo dire, di guerra. Scusate, ho stoppato. Ai giochi di guerra, possiamo dire, in particolare, per ora Modern Warfare 2 e Black Ops, dove caricherò gameplay, solo riguardo a questi. Poiché Blocco Softair è un canale che è nato per appunto il Softair, e quindi mi sembra giusto, dropshot anche qua, mi sembra giusto portarlo avanti con i video dedicati al Softair. Mentre ora farò un sacco di kill, guadagnerò lo Yui. Vedete, questa è una buona tecnica, poiché se voi vi mettete lì, vi spawnano tutti i nemici davanti, poiché vi sono, si può dire, solamente due spawn. Qua ho guadagnato l'elicottero, il Cobra. Vedete, usando questa tecnica riuscirete, benissimo ad ammazzare svariati nemici. Yui, poi farò forse un'altra uccisione, una o due uccisioni ancora. Quindi, bene. Allora, vi ho già detto che ho aperto l'altro canale dedicato a gameplay e l'ho chiamato Call of Duty World, con scritto la C maiuscola di Call of Duty, di Call, scusate, alzo un po', e anche la D di Duty in maiuscola. Per ora ci sono pochi gameplay, più che altro ho messo le mie vittorie di MW2. Ma presto metterò anche Black Ops. Qui vedete lo Yui. Vedete, i nemici fortunatamente si vedono, nel senso che mi è capitato in molte partite, le poche volte che ho preso lo Yui. Mi sembra adesso ho sbloccato, non sbloccato, mi era venuta la sfida tipo che avevo usato lo Yui 6 volte, mi sembra 5-6 volte, quali avevo già superate, però mi capitava spesso che, come avevo lo Yui, non vedevi i quadratini rossi, quindi facevo massimo una o due uccisioni, magari uccidevo sempre lo stesso tipo che aveva il quadratino e riuscivo sempre a killarlo. Comunque qua vedete erano tutti imboscati, qui aspetto di poter lanciare il mio Cobra e niente. Allora, ho intenzione di aprire una nuova rubrica di video. Una nuova rubrica di video riguardanti le armi di Black Ops, fare una breve analisi di ogni arma, comunque
delle armi che uso di più. Qui vedete sto usando la K47 con una bella mimetica e flashbang, solito granata, poi ho la claymore e come perk sono sempre i soliti per chi guarda i miei video, sono gioco di prestigio e mi sembra gioco di prestigio, poi ho leggero e maratona. Allora, video finito, vedete una bella immaginetta della mappa, molto carina, molto 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 carina. Il risultato finale è stato 21 uccisioni e 4 morti, a mio avviso un buon risultato, almeno per me. Comunque, seguitemi sul mio canale, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, quello che credete opportuno, e andate a vedere il mio nuovo sito Call of Duty World. Ciao a tutti ragazzi!